Ciao amici, ecco il mio slogan, pancia gonfia in estate, mai più. Fosse vero. La pancia gonfia in estate è un vero tormento, disturba il meritato riposo estivo e infastidisce se si esce in compagnia. Tutti ne parlano, ma evidentemente nessuno sa come fare. Ecco qui i trucchi che funzionano davvero per ottenere una pancia piatta, ma non solo, anche libera e sgonfia ogni giorno. Ovviamente hanno a che fare con l'alimentazione, ma non solo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ora ecco i miei consigli, ma quello generale più importante di tutti è questo: non saltare i pasti pensando di dimagrire o sgonfiare la pancia. 1. Fai una colazione speciale, ma senza frutta, senza latte, senza succhi freddi. Puoi prendere latte vegetale, ma tiepido mi raccomando, né caldo né freddo, con proteine in polvere o cereali integrali senza zucchero o una manciata di frutta secca. Le migliori proteine in polvere le trovi in questo video sulla colazione. 2. Pranza con verdure e cereali integrali, ma scegli verdure fresche, crude, che con i carboidrati integrali non gonfiano e danno moltissima energia. I cereali meglio mangiarli in insalata, non troppo caldi e conditi con olio crudo ed erbe aromatiche. Evita il pane bianco. 3. Fai una cena leggera. Alla sera concentrati su verdure e proteine magre, anche vegetariane, per stare più leggeri. Per chi ha molta fame, fare un piatto unico con un po' di riso, orzo, farro, quinoa. Sono cereali gustosi, leggeri e mangiati così non gonfiano. Come faccio per non mangiare troppo a cena? Ascolta il prossimo consiglio. 4. Spezza la fame con gli spuntini. Non bisogna soffrire la fame per mantenere la pancia piatta. Chi si riempie di troppa fame, poi si riempie di troppo cibo. Per non gonfiarsi vanno bene spuntini asciutti come gallette di riso o di mais, pane integrale con crema di mandorle, frutta secca, barrette di sesamo o barrette proteiche, tipo quelle che ho descritto in questo video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. 5. Basta zuccheri. Con il caldo gli zuccheri fermentano nell'intestino e creano uno stato di gonfiore persistente. Cosa fare? Riduci lo zucchero nel caffè e tisane, bevi spremute di frutta invece delle bibite, evita dolci e snack industriali. 6. Caffè, tè, alcolici e fumo. Queste abitudini acidificano, creano infiammazione e aumentano il calore interno del corpo che, oltre a consumare energia per riequilibrarsi, favorisce aerofagia e addome gonfio. Meglio le tisane al posto di tè e caffè oppure gli infusi freschi di frutta e verdura che ho mostrato in questo video. 7. Bevi tanta acqua, almeno 1,5 litri di acqua naturale, ma lontana dai pasti e a piccoli sorsi, così il corpo sarà sempre idratato. Se bevi tanta acqua tutta in una volta, la pancia si dilata e resta gonfia a lungo. Per conoscere tanti altri trucchi e consigli per pancia piatta, alimentazione sana e benessere, basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao.